glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali, come per esempio il frumento, la segale, l'orzo, l'avena, il farro, il kamut. La gliadina è una delle frazioni proteiche invece presenti nel glutine ed è responsabile dell'effetto tossico per il celiaco. La celiachia è una patologia autoimmune di origine genetica che può insorgere a qualsiasi età e consiste in un'intolleranza permanente al glutine. La dieta glutinata, quindi priva completamente di glutine, è l'unica terapia possibile per il paziente celiaco. Ma è giusto eliminare il glutine se non si è celiaci? Diciamo che nelle mie diete consiglio di variare il più possibile i cereali durante la settimana, quindi anche proprio a chi non è celiaco, a chi ha problemi di intolleranze o comunque di disturbi gastrointestinali, consiglio non di eliminarlo totalmente, se appunto a meno che uno non sia celiaco, ma di ridurne la frequenza, andando proprio a essere curiosi, utilizzando anche altri cereali e quindi scoprendo comunque nuovi sapori, proprio per non abusarne, perché il rischio è poi quello di consumare tutto il giorno, quindi più volte al giorno, sia pranzo che cena, e alimenti contenenti glutine. Tra i cereali senza glutine voglio citarvene alcuni. L'amaranto, dai grani sferici, brillanti e rosso acceso, in realtà è una pianta, quindi come la quinoa non è un cereale, ma ci assomiglia molto dal punto di vista nutrizionale. È ricco di proteine, abbiamo un 16% di proteine, contiene amminoacidi essenziali, è ricchissimo di calcio e di ferro e di fibra, per questo aumenta la sazietà e regola l'intestino. Il grano saraceno invece è un altro alimento senza glutine, è decisamente assimilabile ai cereali. In Italia, in particolar modo in Valtellina, viene utilizzato sotto forma di farina, pensiamo ai pizzoccheri, pensiamo alla polenta taragna, ma in commercio esiste anche sotto forma proprio di chicchi. Grazie al suo indice glicemico può essere utilizzato proprio anche a chi ha problemi di diabete, anzi è molto indicato, secondo recenti studi un utilizzo più frequente abbasserebbe del 50% l'iperglicemia. Grazie ai suoi amminoacidi essenziali e abbinato a una porzione di legumi può essere paragonabile tranquillamente alla carne. Il miglio, tradizionalmente diciamo povero, per di più bollato come cibo per gli uccellini, è ancora poco conosciuto nelle nostre tavole. Però vi consiglio assolutamente di introdurlo nella vostra alimentazione perché è facilmente digeribile ed è ricchissimo di ferro. Potete utilizzarlo per fare dei burger o delle polpettine con verdure molto gustose e nutrienti. La quinoa ad alto valore proteico, abbiamo un 11%, fornisce acidi grassi e aminoacidi essenziali, ma è molto ricca anche di zinco, di magnesio e di ferro. E sembra proprio ridurre la pressione sanguigna e il colesterolo cattivo nel sangue. In sostanza, quindi cercate di consumare nella vostra settimana anche cereali senza glutine.